Il gas naturale presenta chiari vantaggi in termini ambientali. Innanzitutto si tratta di una fonte di energia molto efficiente. In secondo luogo ci possono essere delle partnership efficaci tra il gas naturale e le rinnovabili, perché le rinnovabili sono una fonte di energia variabile, mentre il gas naturale può essere una fonte di backup. Inoltre, il gas naturale ha le emissioni di diossido di carbonio più basse tra le energie fossili e può aiutare a ridurre l'inquinamento locale. Quello che tuttavia vediamo è che nel mondo solo in poche regioni i policy maker stanno davvero facendo questo, cioè stanno adottando il gas naturale anche in funzione ambientale, mentre ad esempio in regioni come l'Europa vediamo che il gas naturale è schiacciato in un certo senso tra il carbone, che è molto economico, e le rinnovabili che godono di sussidi. Ci sono diversi motivi alla base di questo comportamento da parte dei nostri politici. Uno di quelli su cui il SIP si è concentrato nei propri studi è l'esposizione del gas naturale a rischi geopolitici molto forti. Pensiamo che il 75% delle riserve di gas naturale a livello mondiale sono concentrate nelle due regioni attualmente più esposte a rischi geopolitici, quindi il Nord Africa ed il Medio Oriente e l'ex Unione Sovietica. È importante sottolineare che il rischio politico, diciamo, che esiste per il commercio di gas via gasdotti e quello invece applicabile al GNL è diverso, perché il mercato del GNL è molto più simile al mercato petrolifero, quindi stiamo parlando di un mercato globale, liquido, meno esposto a questioni geopolitiche, quindi c'è molta più flessibilità, ci sono meno problemi di transito e più dinamiche di breve termine. Quindi, per concludere con un messaggio ottimista e speranzoso, l'adozione sempre più massiccia di GNL, la crescita del commercio in GNL fa ben sperare rispetto a una possibile depoliticizzazione del commercio del gas naturale. Luca Franza per l'Istituto Affari Internazionali, grazie mille. Grazie.